Alle 9.37, con circa mezz'ora di ritardo sul cronoprogramma per gli ultimi controlli nelle abitazioni da evacuare, dopo il suono di tre sirene è stato abbattuto quel che restava del Ponte Morandi, dopo il crollo del viadotto avvenuto lo scorso 14 agosto e costato la vita a 43 persone. Con un'esplosione controllata, infatti, sono andate giù le pile 10 e 11, le uniche che erano rimaste ancora in piedi, con la detonazione delle microcariche di dinamite già testate nelle scorse settimane dai tecnici. 12 cannoni ad acqua sono stati utilizzati per contenere la nuvola di polvere che si è sprigionata dopo l'esplosione. Per seguire l'operazione in piena sicurezza, oltre 3.400 residenti nell'area sono stati allontanati dalle loro abitazioni e schierati più di 400 uomini delle forze dell'ordine. Le operazioni sono state coordinate dalla Protezione Civile, presenti tra gli altri i ministri e vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini ha commentato ancora una volta l'atteggiamento della nave Sea-Watch al largo delle coste di Lampedusa. C'è un equipaggio fuori legge, un comandante fuori legge che vanno fermati, arrestati, espulsi. C'è una nave che per la terza volta non rispetta le regole, le leggi e il buon senso, perché stanno utilizzando come merce di scambio 40 esseri umani. E quindi mi aspetto multe, sequestri, arresti, blocchi, allontanamenti e l'Unione Europea che dia cenno di esistenza in vita. E però, siccome io mi fido fino a un certo punto, mi dicano come, dove e quando andranno queste 40 persone, poi per me fra due minuti si chiude. Se tutti fanno il loro dovere, il caso si chiude entro qualche ora e gli italiani finalmente tornano a occuparsi di altro e non. Una nuova indagine condotta dalla Digos ha portato alla luce quasi una trentina di bandi truccati all'interno di numerose università italiane. Per la precisione sono 27 i concorsi esaminati e 40 i professori momentaneamente sospesi e in attesa che vengano confermate le accuse. L'inchiesta denominata Università Bandita nasce da indagini avviate dalla Digos e dalla Questura di Catania, dove il rettore della città siciliana, Francesco Basile, è stato sospeso insieme ad altri 9 professori. Il motivo dell'indagine è stata l'assegnazione di 17 posti per professore ordinario, 4 per professore associato e 6 per ricercatore all'interno di numerosi atenei per tutta Italia, che sono stati assegnati in maniera non chiara, portando così all'intervento delle autorità competenti. È entrato in vigore in tutti gli stati lo European Cyber Security Act, il nuovo regolamento europeo per la sicurezza informatica. Tra le novità introdotte un quadro europeo di certificazione della sicurezza dei servizi e dei dispositivi digitali e maggiori poteri all'Agenzia Europea per la Sicurezza Informatica, che sostiene gli stati contro minacce e attacchi virtuali. La commissaria UE al digitale ha dichiarato: l'esecutivo europeo si impegna a presentare un modello forte per la sicurezza informatica a salvaguardia degli interessi dei cittadini e delle imprese europee.